sera, però non mi sembra che non ci sia nessuno, quindi io sono contento e vi ringrazio se avete deciso di venire venerdì sera qui in piazza a parlare del nostro futuro in Europa. Io credo sia la prima volta che le elezioni europee hanno un'importanza così sentita in Italia, perché noi andiamo nelle piazze e chiediamo sempre: ma voi sapete chi sono i parlamentari europei che abbiamo mandato a Strasburgo e a Bruxelles dall'Italia? Cioè, voi vi ricordate, ecco, oltre alla Zanicchi che è un must, vi ricordate qualcun altro che è andato in Europa? Ne abbiamo 70, non è che ne abbiamo Mastella, due. Mastella, poi qualche altro? Salvini, Borghezio, Laracome, tutto un parterre, insomma, sono emozionato. Ecco, rendiamoci conto del perché in Europa noi contiamo poco. Facciamoci un esame di coscienza, perché se queste persone sono là è perché qualcuno le ha votate, perché noi cittadini le abbiamo votate, quindi non c'è da stupirsi se oggi ci considerano come dei cretini, perché è così che ci considerano oggi, perché finché mandi persone come Matteo Salvini, che viene deriso da un eurodeputato belga che gli parla in italiano dicendogli che non è mai in Europarlamento e cosa viene a rompere le scatole se è sempre in televisione e non sa di cosa si parla, capite che la nostra credibilità è sotto i piedi. Oggi lo vediamo in tutte le televisioni, adesso è diventato contro l'euro, se gli chiedete qualcos'altro parla solo di noi euro e immigrazione, qualsiasi tema, adesso sta riempendosi di partecipazione alle televisioni, noi l'avevamo visto per 4 anni, adesso è riapparso a tutto spiano, la Comi invece il nostro malgrado ce la sono beccata anche un po' di più.